Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare dell'avena. Oggi parliamo dell'avena, che è un cereale forse non ancora molto utilizzato in Italia. Sta prendendo un po' più piede negli ultimi anni, soprattutto nelle colazioni degli sportivi probabilmente. Vi voglio dare un po' di informazioni su questo cereale. Prima di iniziare però mi raccomando, vi chiedo di iscrivervi gentilmente al mio canale se non l'avete ancora fatto e di condividere i miei video con i vostri amici e conoscenti. Allora, l'avena innanzitutto premetto che è un cereale che ha mostrato numerosi benefici per il nostro organismo. Innanzitutto, se vogliamo fare un primo paragone con gli altri cereali più utilizzati, come per esempio il riso bianco piuttosto che il frumento, dobbiamo subito dire che quello che contraddistingue l'avena e che probabilmente è quello che porta anche gli sportivi a prediligerla è il suo maggiore contenuto di proteine, minor contenuto di carboidrati e soprattutto un buon contenuto di fibre. C'è da dire che per quanto riguarda appunto l'aspetto proteico, nell'avena troviamo un aminoacido essenziale che in genere negli altri cereali non c'è, che è la lisina, però appunto precisiamo che non è presente in altissime quantità, però comunque ha un profilo proteico migliore, ma diciamo che comunque manca di altri aminoacidi come la metionina, per esempio, che è per citarne uno. Quindi migliore profilo proteico, ma non possiamo comunque reputarlo ovviamente un alimento proteico perché è principale fonte di carboidrati. Sul mercato diciamo che l'avena è presente in diverse formulazioni, perché abbiamo la crusca d'avena, abbiamo la farina d'avena, il cereale vero e proprio, piuttosto che i famosi fiocchi di avena. Quindi ora cercheremo di capire meglio quali sono le differenze tra l'uno e l'altro. Allora, iniziamo a parlare dei famosissimi fiocchi d'avena che vengono utilizzati per preparare i muesli, piuttosto che i famosi porridge, ma possono essere impiegati in numerosissime altre preparazioni, come anche alcuni tipi di biscotti o anche, perché no, nelle torte. Allora, i fiocchi d'avena vengono praticamente ottenuti dalla lavorazione del chicco, che viene prima essiccato, poi cotto al vapore e pressato, andando a eliminare la parte più esterna, che è la parte non edibile. Quindi questi sono i fiocchi d'avena, da distinguere con la crusca di avena. La crusca d'avena, invece, si ottiene, è essenzialmente il prodotto di scarto dalla produzione della farina ed è la parte in realtà decisamente più ricca di fibra. Considerate che nella crusca d'avena 46 grammi su 100 grammi di prodotto sono rappresentati da fibra, in particolar modo da fibra solubile. La fibra solubile è quel tipo di fibra che richiama una grande quantità d'acqua, quindi è in grado di rigonfiare, e questo ha essenzialmente due vantaggi. Il primo è quello che comunque sia aumenta il nostro senso di sazietà, quindi ci permette anche di consumare meno cibo. Dall'altra parte ha un buon profilo per quanto riguarda il colesterolo, perché sembrerebbe che sia in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Notate bene che ovviamente la fibra è contenuta anche nei fiocchi d'avena e nella farina di avena, soprattutto se la utilizziamo, anzi dovreste utilizzare quella integrale. Quindi io sconsiglio di utilizzare comunque sia sempre, tutti i giorni, quelle farine di avena che si utilizzano ora, quelle aromatizzate, perché comunque ci sono degli aromi. Spesso la farina non è integrale, ci sono degli additivi, quindi insomma io preferisco utilizzare quella naturale e aromatizzarla poi per esempio con della frutta o con altri tipi di ingredienti. E poi infine da ricordare che abbiamo anche il cereale vero e proprio, quindi possiamo paragonarlo al riso, anche questo molto ricco di fibre, buon profilo nutrizionale, sapore particolare, insomma deve anche qui piacere, però è un'ottima alternativa alla comune pasta, al comune riso che si è soliti utilizzare.
Tutti i tipi di avena che abbiamo elencato fino ad ora, oltre ad avere un buon profilo, per quanto appunto detto prima, per il colesterolo, presenta altri benefici per la nostra salute, in particolare ha un buon profilo glicemico, l'indice glicemico dell'avena è più basso rispetto a quello degli altri cereali e inoltre è anche in grado, grazie al suo alto contenuto di fibra, di tenere sotto controllo e di non provocare bruschi innalzamenti appunto dei livelli di zucchero nel sangue. Quindi ottima fonte. Inoltre diversi studi hanno mostrato come l'avena abbia anche un'attività antinfiammatoria. Altro vantaggio dell'avena si può rilevare a livello intestinale, perché appunto abbiamo detto che l'avena è un cereale altamente ricco di fibra. Questa fibra, soprattutto fibra solubile, contiene delle molecole che si chiamano beta-glucani, che sono delle molecole che non sono in grado di essere metabolizzate da parte del nostro microbiota intestinale, quindi di tutti quei batteri benefici che risiedono all'interno del nostro intestino. Non essendo metabolizzati, questi hanno una serie di effetti positivi, innanzitutto appunto aumento della sazietà, favoriscono la peristalsi intestinale, quindi anche il transito intestinale, riducono, come abbiamo detto prima, il colesterolo, ok? E sono in grado di andare a fungere da proprio nutrimento per gli enterociti, quindi per le cellule che compongono l'intestino, favorendo il mantenimento dell'omeostasi e dell'equilibrio appunto del nostro microbiota. Inoltre l'avena è ricca anche di alcuni alcaloidi, quindi di alcune sostanze attive antiossidanti che sono in grado di andare a legare, a chelare, quindi appunto legarsi con delle molecole che sono potenzialmente nocive per le cellule del nostro intestino, quindi le legano, ne impediscono l'assorbimento e ne favoriscono l'eliminazione. Dal punto di vista nutrizionale, inoltre, questo cereale è ricco anche di numerosi sali minerali come il calcio, il magnesio, abbiamo il fosforo, anche di vitamine, per esempio la vitamina B1. Quindi, insomma, è un cereale assolutamente da considerare e da inserire comunque frequentemente nella nostra alimentazione, anche perché rispetto agli altri tipi di cereali è uno dei pochi che viene davvero poco lavorato e quei processi di lavorazione che vengono effettuati comunque sono processi a basso impatto, che quindi permettono di preservare il più possibile i valori nutrizionali di questo alimento e soprattutto l'elevato contenuto in fibre. L'ultima cosa che voglio dirvi è l'utilizzo dell'avena da parte delle persone affette da celiachia. Allora, nell'avena c'è questa prolammina che si chiama avenina, che è molto simile alla gliadina presente nel glutine. La gliadina del glutine è proprio quella proteina responsabile poi di scatenare questa intolleranza al glutine. Questa avenina presente nell'avena ha caratteristiche simili al glutine, però in realtà sembrerebbe non provocare problemi, sembrerebbe che non vada a sensibilizzare i soggetti affetti da celiachia. Attualmente gli studi sono un po' controversi, nel senso che in molte persone non c'è un effetto dell'avena nelle persone celiache, in altre persone invece sono più sensibili all'utilizzo dell'avena. Quindi è un po' ancora in discussione, però nella maggior parte dei casi sembrerebbe essere un cereale sicuro anche per i pazienti affetti da celiachia. Bene, io direi che per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato chiaro, se è stato così mettete un mi piace e lasciatemi un commento, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!